Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come: un messaggio inaspettato per Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli arriva dal defunto padre del conduttore. È incredibile, come è noto, Paolo Bonolis era molto legato a suo padre Silvio. L'uomo però è venuto a mancare molti anni fa a causa di un'improvvisa e terribile malattia che non gli ha dato scampo. Quel periodo fu molto brutto per il conduttore che oltre ad affrontare il lutto per il padre si ritrovò anche a vivere la malattia della primogenita avuta con Sonia Bruganelli. Silvio Bonolis non era un uomo che faceva parte del mondo dello spettacolo e era anche estremamente riservato. Non si aspettava che suo figlio sarebbe diventato così famoso. I due avevano però un bellissimo rapporto. Per questo motivo è stato difficile per il conduttore dirgli addio. Purtroppo, l'uomo è morto per un tumore che fu diagnosticato troppo tardi. La malattia ha avuto un decorso veramente molto veloce, tanto da portarselo via in pochi giorni. Ora sembra che il defunto padre di Bonolis abbia voluto lanciare un messaggio per suo figlio Paolo e Sonia. A rivelarlo è stata proprio l'imprenditrice, il messaggio del padre di Paolo Bonolis. Come era successo in passato, il roseto del padre di Paolo Bonolis ha dato questa primavera delle rose bianche, nonostante questo sia di rose rosse. È stata la stessa Sonia a condividere questa sorpresa con i suoi follower su Instagram. Era già successo in passato. Il conduttore ha raccontato a Verissimo. Le nostre rose erano sempre state rosse. Anche per il giardiniere fu incredibile che fiorissero di bianco. Quello che sorprende di questo racconto, è quello che poi Paolo Bonolis ha aggiunto. Il padre era ammalato e credeva che non avrebbe mai visto la nascita della primogenita di Sonia Bruganelli, così strappò una promessa al figlio. Ha raccontato Paolo. Sonia era incinta. Mi disse, se non posso, portale un mazzo di rose bianche per la nascita della bimba. Lui morì. Nostra figlia Silvia nacque con alcuni problemi e la promessa venne dimenticata. A fine maggio, le rose del nostro terrazzo, da rosse, fiorirono bianche. Ora le rose sono di nuovo bianche. Anche quest'anno le rose sono bianche. Dunque sembra che sia un segno. Ha infatti scritto Sonia Bruganelli. Quest'anno vuoi di nuovo dirci qualcosa? I fan si sono commossi e hanno scritto una valanga di messaggi d'affetto all'imprenditrice e suo marito. Ad esempio, la storia delle rose bianche. Quando l'ho ascoltata da Paolo ho pensato che se lo diceva lui, che considero una persona molto razionale, allora qualcosa significa. Ed è una coccola all'anima sapere che in qualche modo i nostri cari ci dimostrano di essere ancora accanto a noi. Oppure. Sicuramente che Massimo sta bene ed lì con lui e vi protegge. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. We'll get on and go. I've never seen an older man, nor seen another man so happy. I'm looking for somebody who has other plans too. I'm looking for somebody.